Allora, noi abbiamo un problema di debito elevato che sicuramente non possiamo eludere. Dobbiamo però contestualizzare l'analisi del debito nella realtà che stiamo vivendo. Intanto cominciamo col dire che il debito pubblico sta aumentando non solo nel nostro paese ma in tutto il continente europeo. Questo non significa che possiamo essere più contenti e più tranquilli, ma dobbiamo, ripeto, contestualizzare il momento drammatico che stanno attraversando i cittadini e le cittadine di questo paese e del continente. E allora dovremmo fare queste battaglie per cambiare alcune scelte che vengono fatte in Europa e che poi ricadono in Italia. Quando noi sosteniamo che va definitivamente superato il patto di stabilità, mentre ancora i tedeschi ne parlano, il vicepresidente della Commissione continua a sostenere che è una cosa di cui noi dobbiamo riprendere le fila, noi diciamo che lì vanno fatte scelte diverse, va cambiata la politica economica finanziaria europea e va cambiata la politica economica finanziaria in Italia. Quindi noi non siamo per un debito che non abbia limite, siamo però per analizzare la fase del debito anche rispetto a quello che può essere un periodo di sviluppo. Ci sarebbe il MES da utilizzare? Beh, lo diciamo anche noi. Noi abbiamo chiesto al governo di utilizzare quelle risorse proprio perché, come dicevamo prima, c'è un problema di debito. E il ministro Gualtieri ci ha risposto che lui ha messo nella manovra 5 miliardi che gli ha chiesto il ministro Speranza. Ora, secondo noi quei 5 miliardi sono insufficienti. Le condizioni che noi viviamo sulla sanità in questo momento, e non lo diciamo noi che parliamo con i nostri operatori che spesso sono esasperati, basta guardare le vostre agenzie, i mass media, vediamo file chilometriche per fare i tamponi, vediamo che i tamponi spesso non ci sono, vediamo che spesso mancano i reagenti, e se poi per caso volessimo approfondire la situazione dei pronti soccorso in giro per l'Italia, la situazione di alcune regioni, ci renderemmo conto che la politica ha gestito male la sanità, che adesso è necessario investire in modo positivo, ricostruire un percorso di rispetto della sanità pubblica in un paese dove la sanità pubblica deve diventare uno dei cardini fondamentali. E per farlo bisogna investire. Non ci sono, in questo caso, i miracoli. Quando noi parliamo di assistenza e di sanità, e bisogna prendere quei soldi del MES e investirli velocemente.